Buon salve gente, benvenuti in questo nuovo video in cui si parla di Monster Hunter. Allora, iniziamo già a prendere il mio. Questo qui è il mio principale e sono bellissima, lo so. Prendiamo questo e vi faccio vedere. Beh, quello per cui siete venuti in effetti. Modi facili per avere soldi in Monster Hunter World. Non so se ha a che fare anche con Iceborne, ma penso di sì. Ci sono due modi. Il primo, nel frattempo che carica, ve lo spiego molto rapidamente. Per i fortunelli come me che hanno ottenuto la versione. Che l'hanno comprato, era un tempo su Steam, c'era uno sconto. In ogni caso, davano anche dei pacchetti bonus. Sta per partire il computer, zitto, smettila di sciusciare aria verso di me. Non lo farò. Vabbè, c'era questa possibilità in cui ti davano come bonus di partenza non soltanto l'armatura e le armi del difensore, ma anche altri oggetti vendibili. Questi oggetti vendibili sono le uova. Uova d'argento, oro e platino, che sono uova facilmente vendibili. Cioè, non ci fai niente, sinceramente. Quindi le vendi e ti fanno avere tanti soldini. Altro modo, invece. Per quelli come me che a divertirsi, cioè hanno voglia di divertirsi, ci sono due missioni. Ma, ecco, mi stavo dimenticando la cosa base, per fare una di queste missioni ci serve nell'equipaggiamento un mantello particolare, che io già ho. Va bene. Il mantello del furfante. Il mantello del furfante è una cosa che fate quasi subito, dopo il mantello mimetico, dovrebbe essere il secondo mantello che potete fare. Prendiamo una missione che è la missione di basso alto rango, quindi non sono di grado maestro, ed è una missione evento, e questa missione evento ci dà da fare questa qua. Allora, questa qui è un'arena, ci sono loro tre, e questa missione è utile anche per quelli che collezionano corone, perché qui c'è la corona grande e la corona piccola, entrambe d'oro, di questo mostro. Prendiamo la missione. Sono troppo pigra per mangiare. Comunque, questa qui è la missione ideale. Vi faccio vedere come funziona il console, il mantello, però ma principalmente funziona che quando voi lo indossate inizia a brillare e fa cadere delle cose dal mostro. Fatemi vedere se ho tutto quello che voglio. Sì, dai, più o meno. Sono lontana dallo schermo tipo 2 metri, per alcuni è poco, ma io sono miope astigmatica e non vedo veramente nulla, veramente veramente nulla. Però ho il telefono con il microfono lontano, miglia e miglia da me. Partiamo. Nel frattempo vi racconto che siamo arrivati. Ok, di sotto ci mette molto più tempo a caricare una missione. Allora, prima prendiamo il mantello, dai, così siamo molto più efficienti. Allora, il mantello, eccolo qua. Ho preso anche l'arma giusta, va bene. Fingerò di sì. Mettiamoci il mantello. E non gioco a Monster Hunter da un po', quindi evitate di scocciarmi. Vedete che brilla e fa cadere delle cose. E ho preso anche la cosa sbagliata. Maledizione. Quando fa cadere delle cose, queste cose servono. Basta, basta, gioco, smettila di prenderti gioco di me. Che battuta, sul serio? Comunque, questa qui è la versione della sua grande, nel caso me lo stessi chiedendo. Tua madre. Questa qui è la sua versione grande, però qui ci sono tutte e tre le versioni. Basta, basta. Scocciata un sacco. Basta! Ma davvero? C'hai una faccia che è grossa quanto un palazzo! Ma per cortesia, dai! Scusate.
guardate, questa qui non è la mia migliore performance, di solito sono molto più brava. Questa qui che mi è passata accanto invece è la sua versione normale. Se mi sentite lontana è perché mi sono allontanata, perché mi sono incazzata malissimo qua. Basta. Ah, una caratteristica, questo che mi trovo, una caratteristica dei mostri più grandi o dei mostri più piccoli è il fatto che loro hanno la difesa e la vita leggermente maggiore o leggermente minore rispetto alla media. Ed è quindi molto, molto carina come cosetta. Vabbè, semplicemente questo, sono più ingombranti e tutto il resto. Di solito quando si fa poi il confronto per capire se un mostro è grande o è piccolo, prendete uno generico sperando che il primo che incontrate non sia il più grande o il più piccolo e ovviamente prendete come unità di misura il vostro personaggio. Guardate, è così piccolo che il mio personaggio, levati, si deve restringere per starci sopra. È adorabile. Ed è un peccato che lo ucciderò. Ma perché? Ma perché queste decisioni inutili, gioco? Dai, ma per cortesia. Basta, per esempio. Ok, i mostri piccoli non sono più un mio talento, perché mi sono abituata con i draghi anziani grossi quanto una casa. Una casa con 87 pareti, sorprendente, ma vero. Comunque, tutti questi oggetti che troviamo a terra, che ora li prenderò perché sono troppo tirchia per lasciarli, sono oggetti che ci valgono qualcosa. Non so se vedete, sono scaglie. Queste scaglie possono essere vendute, se non sbaglio non servono a nient'altro. E come vedete ne sono tante. Una tecnica che viene fatta di solito in squadra, una squadra già di due va bene, è il fatto che il mantello si scambi, nel senso che una volta lo usa uno, una volta lo usa l'altro, in modo che tutti abbiano la possibilità di, ovviamente, di avere qualcosa. E in più, giustamente, questa cosa la vedono tutti, cioè tutte le cose che cadono non sono una specifica soltanto per il nostro personaggio e basta perché è stato lui a farli uscire, ma tutti potranno approfittarne. Quindi è molto utile anche per far guadagnare soldi al party. Allora, questa è la prima missione, ed è una missione di basso grado ed è anche una missione piuttosto semplice alla fine. È il primo mostro che incontriamo, giusto? Come me, se non ci giocate da un po', comunque anche un po' di sfortuna capita. Potrebbe sembrare complicato, ma avete visto, cioè, voglio dire, non è stato niente di un paio di bestemmie è andata. Mentre ora vi mostro la seconda missione che fa guadagnare tanto, ma vi fa bestemmiare tanto. Questa missione è di alto grado, se non sbaglio, ed è una missione sempre evento. Ed è una missione che non sto trovando. Perché? Perché? Ah, eccola. È una missione di alto grado. Non tantissimo alto grado, sempre all'interno di un'arena. Perché io dico che è una missione che vi fa bestemmiare. In primis guardate quanti soldi vi dà, che non sono pochi. Seconda parte, guardate quanti svenimenti abbiamo a disposizione. Sono ben 9 svenimenti. Perché? Perché questi bastardi vi sciottano. Se vi toccano in una delle loro cariche, vi ammazzano. Non importa quanta vita, non importa quanta difesa, no, non importa quante preghiere alla vostra divinità volete fare, non importa che classe siete, nulla, non importa veramente nulla. Ve mena un sacco. E c'è il maiale più grosso che abbia mai visto. Ovviamente non verrà considerato con nessun tipo di corona ed è molto triste. Perché non mi piace il fatto che non abbia una corona, quella bestiaccia di cui ho fatto anche una foto, e sono molto fiera di avere sul mio account di Steam.
Allora, ora che vi ho fatto vedere le missioni, vedo un attimo se posso vendere quelle scaglie, che voi vedrete il prezzo non è altissimo Come di va la quello che vita? vendo. Ma se ci pensate, andando avanti all'interno proprio della storia del coso, della storia del gioco, indossando sempre un mantello simile, almeno uno nella squadra, c'è la possibilità di ottenere cose molto più rare, il che è comunque un bene. In più anche il gatto avrà la lama razziatrice che avrà lo stesso identico effetto. Quindi se non volete utilizzare il mantello ci sarà comunque il gatto che potrà fare questa cosa. Si attaccherà al mostro e lo colpirà facendo cadere queste cose. Io provo a vendere. Vediamo se riesco a vendere. Eccole qui per esempio, io ho le scaglie, scaglio di platino più, che se vedete il prezzo delle platino non è poco, ma già le scaglie, la scaglia d'oro è un po' meno, però considerando che in quel grado, il basso grado, non vi servirà molta roba, vi ripeto che quelle del difensore. Sia il set di armi che il set di armatura sono ottimi e perfetti per andare avanti fino all'alto grado, se non anche oltre, se siete abbastanza abili. Quindi ve lo consiglio. E niente, semplicemente divertitevi, fate buon uso di questi miei consigli. E niente, alla prossima. Ciao ciao!